He-Man e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Crespo. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Krieger diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Mayday! Mayday! C'è qualcuno in ascolto? Qui è la luogotenente pilota Marlena Glint della terza sonda Valiant. Sono finita in mezzo a una tempesta cosmica che mi ha portata fuori rotta. C'è nessuno in ascolto? Rispondete! A quanto pare, mia cara Marlena, dovrai cavartela da sola questa volta. Un milione di miglia da casa. Io dovevo capitare proprio in mezzo ad una pioggia di asteroidi, maledizione! Se non trovo un riparo al più presto, mi ridurrò in polvere spaziale. I sensori indicano che c'è un piccolo pianeta davanti a me. Però non dicono quello che troverò. Non mi resta altro da fare che incrociare le dita e sperare per il regno. Coraggio, Marlena. Dunque è così che sei atterrata su Eternia? Proprio così. E posso rivederlo tutte le volte che voglio, grazie al proiettore memoria di Man-at-Arms. Eri davvero in gamba come pilota. Sì, ma è stato molto tempo fa. E dimmi, com'era il pianeta Terra? Sono sicura che l'avresti trovato estremamente noioso. Non ci sono verdi tigri giganti, né tantomeno castelli incantati, ma è ugualmente un posto meraviglioso. E la gente che vi abita è magnifica. Ne senti la mancanza? Oh, solo qualche volta. Ma ora la mia vera e sola casa è qui su Eternia, insieme a te e a tuo padre, e per nulla al mondo rinuncerei a vivere questa vita qui insieme a voi due. Scusa per il disturbo, maestà, ma stavo cercando Adam. Oh oh. Non fa niente, Tila. Ci vediamo più tardi, Adam. Si può sapere dove sei stato tutto il pomeriggio? Ecco, vedi, io ero... Sbaglio oppure eravamo d'accordo di assistere insieme a qualche manovra militare? Ah sì, davvero? Beh, sai come vanno queste cose? Stamane sono stato molto occupato, così è successo davvero? Che... Davvero? Vediamo quanto sei stato occupato. E non vorrai... Che mi dici? Non provi neanche un po' di vergogna? Sì, non ho preso niente. Ti aspetto al campo delle manovre. Quasi terminato. Quando lo vedranno ne saranno entusiasti. Mi pare di aver sentito qualche burlone che si sta divertendo nella mia officina. Non sto facendo niente di male, sto solo preparando una sorpresa per i sovrani. L'ultima volta che hai preparato una sorpresa sei quasi riuscita a dar fuoco al castello. Confesso che ho paura a chiederti cos'è questa volta. E si tratta solo di una scatola musicale, basta spostare quella leva e si ode una soave melodia.
Dove hai preso i pezzi per costruirla? Laggiù dentro quella cassa, perché? Perché lì ci teniamo i componenti delle bombe. Ora questo affare sta per esplodere. Ci salvi chi può! Bella esplosione, eh? Senti, brutto mostriciattolo, te lo ripeto per l'ultima volta. Voglio che te ne stai alla larga dal mio laboratorio! Me ne vado. No, sono compreso. Cosa ha combinato, Orco? Come sua abitudine, ormai, ci è mancato poco che distruggesse il palazzo con un'altra delle sue stupide invenzioni. A proposito di invenzioni, il tuo proiettore di memoria devo dire che ha colpito molto favorevolmente la regina. Mi fa piacere. La nostra regina è davvero una donna molto in gamba. È una fortuna per Adam avere una madre come lei. Avrei tanto desiderato anch'io conoscere i miei veri genitori. Te l'ho già detto, Tila. Tuo padre era un uomo eccezionale, uno degli uomini migliori che io abbia conosciuto. Ha sacrificato la vita per permettere che su Eternia regnasse per sempre la pace. Ed è stato un grande onore per me adottarti come figlio. E di mia madre che mi dici? È un segreto che ho promesso di non rivelare mai. Un giorno ne verrai a conoscenza, ma non sarà dalle mie labbra che tu lo saprai. Sin dalla mia fanciullezza non riesco a ricordarmi niente di lei. L'unica cosa chiara che rammento è la costante presenza vicino a me di Man at Arms. Fu lui a crescermi, a insegnarmi tutti i trucchi per essere un bravo guerriero. E anche le maniere che si convengono a corte. E grazie al suo amore e ai suoi insegnamenti, io eccello in tutte e due le cose. Ma chi fosse mia madre, o chi sia, non ne ho la più pallida idea. Perché sei triste, Tila? Forse Kring ha usato un'altra volta il tuo scudo come ciotola? No, Orco, stavo solo cercando di tornare indietro con la memoria quando ero bambina. Ah, capisco. Brutti ricordi? Nessun ricordo è più piacevole di quel periodo. Vorrei riuscire a vedere quello che successe prima che io nascessi. Forse se chiedessi all'oracolo del mare di cristallo potrei finalmente sapere la verità. Ah? L'oracolo? No, no, Tila, è troppo pericoloso, fermati! È solo una possibilità, ma devo tentare. Ma l'antro dell'oracolo è circondato dagli animali ombra e da molti altri mostri. Non puoi andare solo, è una pazzia la tua! Ormai ho deciso. E tu non devi dire a nessuno dove sono andata. Siamo intesi, Orco? Corri un grosso rischio andando là. Lo so bene questo, ma sono disposta a tutto pur di conoscere la verità. Tila deve avere una gran fretta. Già, non è da lei andarsene così in giro da sola. Nessuna paura, Tila sa badare a se stessa. Ma almeno lo spero. Sai per caso dove sta andando? Ho promesso di non dirlo. Dopotutto, se Tila ha deciso di andare dall'oracolo nel mare di cristallo, sono fatti suoi, no? Nel mare di cristallo? Ma è una follia! Oh, accidenti! Tila è in gamba, ma non potrà mai farcela contro quei mostri. Orco, dovevi assolutamente impedirglielo. E cosa credi, che non ci abbia provato? Kringer, dobbiamo ritrovarla e al più presto anche. Oh, non dirmi che devo trasformarmi un'altra volta in quell'orribile bestiaccia di Battlecat. Mi spiace, vecchio mio, ma lui è in grado di seguire le tracce di Tila meglio di te. Per la forza di Grayskull! La forza è con me! Interessante, molto interessante. Tila è fuori certamente per qualche missione. Sembra che si stia dirigendo verso il mare di cristallo, il tuo territorio preferito. Ti prego, grande Skeletor, lascia che me ne occupi io di quella ragazza. Alcuni anni fa il suo patrigno Man at Arms salvò una vittima che io avevo deciso di sacrificare al demone del mare. E ora non chiedo altro di potermi vendicare. Ebbene, così sarà!
Non posso certo dire che abbia un aspetto molto invitante. Del resto non sono qui in vacanze, dovevo aspettarmi. Un animale ombra. Credo sia meglio evitare di fare la sua conoscenza. Cosa di cui questi animali hanno terrore è la luce accecante. Ecco. E ora vediamo di andare avanti. Siamo nelle vicinanze del mare di cristallo. Speriamo solo che Tila sia salva. Eccola, l'ho trovata, la caverna dell'oracolo. Avvicinati all'altare. Il mio nome è Tila, sono venuta per... Lo so perché sei venuta, sei alla ricerca del tuo passato, un passato che solo io posso svelarti. Guarda attentamente. Lo riconosci? Ma sì, è Menetarns quando era un giovane guerriero. Il tuo attuale padre adottivo attraversava la foresta denominata Sempreverde. La sua mente percepì uno strano segnale psichico che lo stava guidando attraverso gli alberi della foresta. Quando all'improvviso un rumore giunse alle sue orecchie, era il volo di un falcone. Mermen e i suoi uomini erano riusciti a catturare Zoar il falcone con l'intento di sacrificare il mitico uccello ad un demone del mare. Sarebbe stato facile per il falcone volarsene via, ma c'era qualcosa nel suo nido che lui cercava di proteggere, qualcosa per cui avrebbe dato la vita, pur di difendermi. Solennemente di vendicarsi di quel giovane guerriero. Lui guardò poi dentro il nido e vide. Continua, perché ti sei fermato? Sento una forza maligna che si sta avvicinando. Fai attenzione, Tila, fai attenzione. Uomini pesce! So che Tila è in grado di cavarsela da sola, ma non riesco a togliermi dalla mente che sta correndo un grosso pericolo. Erano anni che aspettavo la figlia del mio caro vecchio nemico Menetarms. Finalmente è caduta nelle mie mani, ora potrò vendicarmi. Se è la rivincita quella che vuoi, brutta faccia di rospo, liberami le mani. Ti darò una lezione che non ti dimenticherai facilmente. Mi dispiace, ma ho dei progetti molto diversi per te. Ti aspetta un destino fuori dall'usuale, speciale. E non scherzo quando dico speciale. Così, quando Eamon è partito alla ricerca di Tila, ho pensato bene di dirtelo. Mi sembrava importante. E lo è, infatti, più di quanto tu possa immaginare. Sulle ali di Falcon volerò da Tila per posarmi al suo fianco e proteggerla dalle insidie. Wow, sono sicuro che lei sa come cavarsela. Tila! Sei qui, rispondi! Calmo, calmo, amico mio, non abbiamo nulla da temere. L'oracolo ha fatto segno di venire in pace. Eamon, la tua amica Tila è in grande pericolo, è stata catturata da Mermen. Hai fiutato le sue tracce, Battlecat. Non perdiamo altro tempo. Solo una
volta ogni 20 anni le stelle si trovano in perfetto allineamento tra di loro. E solo in quel momento Bakul potrà essere risvegliato dal suo sonno. Grazie a questa perla rossa, questa lo farà rivivere. Non conosco questo tuo Bakul e non capisco cosa c'entro in tutto questo. Devi sapere che chiunque possieda la perla rossa è in grado di esercitare il suo potere su Bakul, il più potente dei demoni del mare. Ma Bakul vuole che gli si offra un sacrificio in cambio dei suoi servizi. Esattamente 20 anni fa tuo padre salvò la vittima che avevo prescelto per il sacrificio. Mi sembra quindi giusto che tu ora prenda il suo posto. Vieni, Bakul, demone del mare! Non lo fare, potresti pentirtene. Amen. Voi non fatelo entrare! Devo completare la frase magica. Oh grande Bakul! Oh grande Bakul, ascolta! Svegliati, ti ordino di uscire e di obbedire fedelmente al padrone della perla rossa! È meglio che ci pensi io, i tuoi artigli non sono stati fatti per arrampicarti sul cristallo. Sarebbe meglio aprirsi un tunnel, no? È proprio quello che stavo pensando di fare. Al lavoro! Bene, vediamo di toglierci questi tipi di torno. Ecco, grande Bakul, questa è l'offerta che ti ho promesso, ma in cambio mi dovrai solenne obbedienza. Presto, Tila, usa la mia spada! Non avvicinarti, mostro! Fin tanto che Mermen ha in mano la perla rossa, non è possibile fermare quel mostro. Non farteli scappare, è un ordine! Demone del mare, voglio che tu li prenda, li distrugga! No! No! La mia perla! Solo con quella si può controllare la furia di Bakul! Indietro, aiuto! Lasciami! Aiuto, aiuto! Potrei dovermi pentire per quello che sto facendo, ma... Ale! No! Ti ringrazio per avermi salvato! Vediamo se sei in grado di fare la stessa cosa per te! Addio! Questo dovrebbe chiudere il conto! Con la speranza che non torni più per almeno altri 20 anni. Hai rischiato molto decidendo di salvare Mermen. Ricordatela, qualsiasi vita vale la pena di essere salvata. E ora possiamo tornare a casa. Aspetta, Amen. C'è un'ultima cosa che devo fare prima di andare. Ti prego, Oracolo, termina il tuo racconto, dimmi ancora di mia madre. Il giovane aveva dunque sconfitto Mermen, salì fino al nido del falcone dove c'era una piccola bimba, la figlia di Sorceress, che dopo la morte del marito decise di portare la piccola sulla montagna per crescerla in pace. Ma dopo l'attacco di Mermen, il falcone capì che senza una vera casa non sarebbe mai stata veramente al sicuro. Il cuore del giovane guerriero si intenerì per la bambina e promise di prendersi cura di lei per tutta la vita. Quella bambina sei tu, Tila. Questo vuol dire che la mia vera madre era Sorceress di Grayskull. Sei tu mia madre. Sì, tu sei la mia unica figlia, Tila. Ed un giorno, mia cara, sarai tu che dovrai prendere il mio posto. Sarai tu allora il mitico guardiano di Grayskull. Ma per ora i tuoi compiti sono altri, mia cara, e fino al momento in cui il tuo destino ti chiamerà per quel compito, tu devi dimenticare quello che oggi ti è stato rivelato. Lei ricorderà solamente che sua madre era una donna che l'ha amata e l'ama moltissimo.
Il mio segreto è nelle tue mani, Iman. Credi di poterlo mantenere? Io sono convinta di sì. Stai tranquilla, nessuno ne verrà a conoscenza. Nella storia che vi abbiamo presentato oggi abbiamo visto una cosa molto significativa, e cioè quanto sia importante per un bambino avere il calore di una famiglia, l'amore dei propri genitori. La piccola Tila è rimasta sola e quindi destinata a vivere chissà quale vita, ha la fortuna di incontrare un giovane che decide di allevarla come fosse sua figlia, con quel calore che la piccola aveva perso perdendo i suoi genitori. Bisogna quindi cercare di aiutare quei bambini soli dandogli tutto il nostro amore. Arrivederci alla prossima storia.